Buonasera, buonasera e benvenuti alla consueta appuntamento con il solo calcio alle 21:03 in diretta su Rete 8. Cuore e carattere, il Pescara si salva in un finale davvero palpitante al 95esimo, il pareggio di Roberto Pierno al primo gol con la maglia del Pescara, entrato proprio in corso d'opera insieme con Accornero e Cangiano. Insomma, il Pescara torna a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive. Venerdì si giocherà l'anticipo a Rimini, stadio Romeo Neri, ore 20:45, contro una squadra che invece viene da tre sconfitte consecutive, quattro se consideriamo l'eliminazione in Coppa Italia contro il Catania. Buonasera a Pierpaolo Marchetti. Buonasera, buonasera. Ritroviamo con estremo piacere, l'ho corteggiato a lungo come sempre, Fabio Lupo. Buonasera. Buonasera Fabio. Buonasera Giancarlo Febbo, vedi c'è anche Giancarlo al tuo fianco, Fabio, per così magari per parlare così torniamo a quella apposta, giusto? Al dibattito su Plizzari, ma che partita era? La prima di campionato? La prima di campionato. Pescara Juve. Una delle prime. La primissima. Gol di guerra, credo. Esatto. Vedi che memoria. Bravo. Doveva uscire o doveva stare in porta? Questo è un bel dilemma. Ci torneremo. Non l'abbiamo ancora sciolto. Grazie a Giancarlo Febbo e naturalmente ringraziamo l'autore della Top Goal, ce ne saranno due in questa puntata perché c'è un turno infrasettimanale, non eravamo andati in onda appunto martedì scorso, quindi 30ª e 31ª giornata. Tanti gol da rivedere, caro Pierpaolo. Buonasera. Non ti potrai esimere perché ne sono, tu pensa, ne ha selezionati 12, 6 della 30ª giornata, altrettanti della 31ª. Vedremo quello che ha combinato Giovanni. Aiutatemi. Preciso, io scherzo naturalmente. Vogliamo fare il punto? Il punto l'ha fatto il Pescara ieri. Certo. Allora, partendo dal presupposto che in qualsiasi altro momento della nostra vita una partita come quella di ieri sarebbe stata da cancellare e dimenticare in fretta, però quando sei in difficoltà, come è in difficoltà il Pescara adesso, bisogna innanzitutto portare a casa il punticino di ieri arrivato, come dire, con soprattutto di voglia, direi. Di rabbia, diciamo tra virgolette sportivamente, di disperazione, alla fine di una partita che finché ha avuto una logica ha visto la Carrarese prevalere in maniera abbastanza chiara, anche se il punteggio era solo di 1-0. E nel secondo tempo qualcosina di meglio il Pescara si è visto, soprattutto quando è passato a 3-4-3. Probabilmente è un modulo, se ha ancora un senso parlare di moduli, forse più adatto alle caratteristiche dei giocatori, anche se manca una punta centrale in questo momento, come da un po'. La Carrarese è evaporata, ne stavamo parlando proprio prima della trasmissione, è evaporata con i cambi, cioè, sì. Ho avuto l'impressione, non la conosco bene per cui potrei dire una sciocchezza, ho avuto l'impressione di una squadra che ha trovato una sua quadratura con gli 11 titolari, vista ieri l'impressione è che non abbia complessivamente un organico, cioè il calo della Carrarese quando sono entrati i 4-5 sostituti è stato davvero evidente, anche se merito va dato anche al Pescara, è comunque
ha spinto fino alla fine, con tutti gli errori, con tutti i limiti. Ricordiamo anche che mancava Panico, che era l'attaccante più in forma. Era riuscita, Pescara era riuscita a perderla anche ieri la partita, perché se non succede qualcosa di imponderabile l'hai persa anche ieri. Però adesso bisogna attaccarsi a tutto, cercare di isolarsi da tutto, di non guardare neanche la classifica, di provare a migliorare questa squadra che ha chiaramente tanti limiti, ma che in questo momento, chiaramente, essendo un gruppo molto giovane, oggi è una squadra ferita, in confusione, demoralizzata. È chiaro che non è facile venirne fuori, ci vorrebbe un risultato, un paio di risultati, però in queste condizioni farli un paio di risultati non è facilissimo. Diciamo che a voler vedere a voler vedere qualcosa di positivo, si può dire che la squadra ha fatto vedere di non essere morta mentalmente, psicologicamente, che può sembrare poco, ma in questo momento, cioè, cambiare, adesso Fabio è un maestro, ha giocato, è stato dirigente, quindi conosce il calcio in tutte le sue sfaccettature. È ancora sfaccettature. Un dirigente, no? Perché è stato... Sì, no, nel senso che credo che non sia operativo. Ha detto alla sua carriera da DS, no, è talmente giovane. Per carità. Mi scuso per quello che ha detto. È un attimo cambiare l'inerzia di una stagione. E come può succedere in positivo, bisogna continuare a lavorare, a tenere acceso il cervello per fare in modo che possa succedere anche in positivo. Certo, ripeto, Pescara visto oggi è un Pescara lontano da una sufficienza, però siccome questi altri 3 mesi ci sono, cerchiamo di sfruttarli il meglio possibile, magari approfittiamo anche in questi 3 mesi per cercare di capire che fine farà la società, che mi sembra forse ancora più importante in questo momento. Ecco Fabio, ti volevo chiedere intanto la tua analisi, ieri eri allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, ti volevo chiedere intanto, entrando nello specifico, la difesa 3, chiaro che ci ha lavorato un paio di giorni, Bucaro, proprio nelle sedute che si sono svolte a porte chiuse, secondo te può aiutare la squadra a ritrovare un minimo di solidità, anche se ieri insomma questo non si è visto? Sì, può aiutare per le caratteristiche dei giocatori che il Pescara ha, però è chiaro che qualsiasi tipo di difesa non può prescindere da una maggiore compattezza della squadra. La squadra in troppi momenti è sembrata un po' lunga, un po' larga, e questo ci può stare quando magari provi per la prima volta un sistema di gioco, un modulo. Ecco, io direi che se ritrova un equilibrio la squadra ha le caratteristiche, come ha detto giustamente Pierpaolo, per poter fare questo sistema di gioco, magari abbassandosi un pochettino, comunque ha sulle corsie esterne giocatori che hanno gamba, come Pierno, come Floriani, come Milani, e i 3 difensori sono difensori solidi che sanno, conoscono le dinamiche dei vari sistemi di gioco. E poi gli esterni abituati a fare i quinti, abituati a fare i quinti, hanno proprio nelle loro caratteristiche il fare i quinti, e davanti, avendo 3 giocatori, puoi giocare in varie maniere, perché puoi dare sfogo alle loro caratteristiche, può tornare ancora più utile magari Meazzi, che è un giocatore che quando gioca fra le linee rende di più che non magari giocando proprio sull'esterno, e se ti abbassi un pochetto, qualche decina di metri in più, magari abbassandoti, puoi dare possibilità anche a Cupponi di attaccare meglio la profondità, che è la sua forza. Ecco, trovando questi equilibri qui e trovando soprattutto una maggiore compattezza, io direi che si può ripartire da questo aspetto tattico, ma come giustamente sottolineava Pierpaolo, l'aspetto forte, forse migliore, è l'aspetto mentale, cioè una squadra che è andata in difficoltà, in un momento generale di difficoltà, stando sotto, ha avuto la forza di rimontare la partita. Ecco, è un segnale confortante. È un segnale molto te. Confortante, vuol dire che la squadra ancora c'è. Peccato che intorno alla squadra ci sia un ambiente, diciamo, depresso, e questo è un vero peccato, lo dico, diciamo, da pescarese, forse anche in attesa di ciò che può accadere dopo la fine del campionato. Per questi 2 mesi aiutiamo questi ragazzi a tirar fuori, a dare il meglio di se stessi, vediamo dove arriva questa squadra. Poi finita la stagione si tirerà una riga e ognuno dirà la sua, però in questo momento qui mi sento di dire, insomma, stiamo vicino a questi ragazzi, perché proprio ieri
hanno dimostrato che meritano di essere seguiti, di essere accompagnati da, dal pubblico, come è capace il pubblico di Pescara di accompagnare la sua squadra. Ieri Fabio c'è stata secondo me una cosa che è stata proprio la fotografia del momento che vive il Pescara, cioè tu lavori magari anche soltanto due giorni su un modulo difensivo nuovo, questo che significa che comunque devi metterci la massima attenzione, devi essere concentrato, la prima palla prendi gol in quella maniera, cioè, è chiaro che quello è un sintomo di una squadra che a prescindere da tutti i limiti che sono tanti non è serena, cioè non, sta bene, infatti, non sta bene di testa. E tra l'altro, tornando al cambio di sistema di gioco, si è visto anche che nel primo tempo, come capita spesso quando, quando cambi qualcosa a livello tattico, il giocatore prima di fare la giocata doveva pensare, e quando il giocatore deve pensare perde sempre quell'attimo. Quel tempo di giocata, come si dice in gergo, si è visto che non è ancora codificato quello che hanno provato. Beh, era insomma anche prevedibile questo. Giancarlo, però anche da quel punto, anche da quel punto di vista, io no, non credo che un cambio di sistema tattico possa da solo risolvere i problemi di questa squadra. Assolutamente. Però probabilmente anche da quel punto di vista c'era bisogno di qualcosa, di uno stimolo nuovo, di uno stimolo nuovo che aiutasse magari una maggiore attenzione, una maggiore partecipazione al lavoro, perché probabilmente le novità che si erano viste nelle prime due partite erano troppo. Troppo poche, purtroppo, cioè, c'è bisogno di una rottura. Sono d'accordo con te, però purtroppo i gol poi li rivedremo. Sono, sono sempre stati presi sempre allo stesso modo, insomma, quindi ci sono delle, dei limiti evidenti. Questo è il secondo gol. Quando passano 6-7 mesi e i problemi sono sempre quelli, non fai un passo avanti, è chiaro che o ti arrendi, altrimenti devi buttare dei. Gli spagnoli dicono, hanno un'espressione molto bella, tirare la casa per la ventana, cioè buttare la casa fuori dalla finestra, devi ribaltare tutto, devi provare a ribaltare tutto. Allora Giancarlo, che non era d'accordo con il mio editoriale che prima passava, naturalmente il nostro Dino Langelo ce l'ha fatto vedere sul 8.it, cuore e carattere, segnale confortante, non sei d'accordo? Secondo me è una partita, guarda, per uno spettatore neutrale è stata pure divertente, bella rocambolesca. Poi è vero che sì, che abbiamo segnato al 96esimo, hanno segnato in un'azione dentro l'area, non c'erano gli attaccanti, c'erano due difensori, proprio per far capire il tipo di arrembaggio. Però è altrettanto vero che quando tu prendi, riesci ad ottenere il pareggio a 3 minuti dalla fine e dopo un minuto riprendi il gol, allora io sinceramente tutto sto carattere non l'ho visto, onestamente. Secondo me, come prospettiva playoff, la prestazione di ieri non aggiunge e non toglie niente a quello che già era. Cioè una squadra particolare, una squadra molto giovane. Sinceramente sono rimasto anche un po' sorpreso del mancato utilizzo di giocatori come Meazzi e Franchini, che secondo me pensavo che potessero avere più spazio. Però andiamoci piano con il discorso. Poi, sempre che facciamo ormai da mesi, squadra giovane. Ieri i tre centrali erano Pellacani, Brosco e Di Pasquale. Plizzari non mi sembra un neofita. Milani uno che ha già 3-4 campionati adesso, di Serie C. Solo Floriani, voglio dire, primo. Adesso è un po' invecchiata, però. Ma infatti adesso stanno giocando di meno i ragazzini. Certo. Però guarda, la mia riflessione è questa: quando ho visto il cambio di modulo, ho capito che non ho mai pensato che fosse Bucaro uno zemaniano in purezza, nel senso proprio tipo Cangelosi, che era proprio zemaniano, e quindi quando è andato a fare l'allenatore in prima fa le stesse cose di Zeman. La difesa a tre mi ha stupito tantissimo, sinceramente. Non te l'aspetta? Zeman Cangelosi. Mi ha stupito tantissimo. Poi ovviamente con la formazione del primo tempo tutta quella pattuglia di attaccanti esterni sono inutilizzabili. Le cose nel primo tempo non sono andate bene, lo dobbiamo dire. Squadra, certo, ha preso gol per distrazione. Questo lo abbiamo detto, non è che lo abbiamo messo. Il primo tempo purtroppo non c'è stata partita, possiamo dirlo. Dopodiché nel secondo tempo la Carrarese è andata in gestione e ha sbagliato, perché quando lasci le partite aperte può succedere quello che effettivamente è successo. Però è tornata
subito in vantaggio al 92esimo, cioè io sinceramente al posto di Calabro sarei molto arrabbiato. Certo, per la prestazione, anche se un attimo prima, subito dopo il pareggio, poi lo vedremo, sì, perché negli highlights purtroppo non, guarda, c'è l'azione clamorosa di Accornero, paradossalmente quello ci gigantesca, ci può occhio negli occhi col portiere Blair, tu diciamo, certo, prendi con la fine rovesci sulle ali dell'entusiasmo, magari fai il secondo, però nel momento in cui la Carrarese torna, certo, in vantaggio, certo, cioè, se fosse stato a parti inverse, le critiche sarebbe stato subissato di critiche. Giovanni, come possiamo chiosare questo primo intervento? Vabbè, in generale le verità assolute non esistono, figuriamoci nel calcio. Io ho visto una squadra che è andata in difficoltà, grossa difficoltà nel primo tempo. Sono tre gli aspetti secondo me da analizzare: uno, il cambio di sistema di gioco; due, il gol preso; e poi la reazione del secondo tempo. Ne abbiamo parlato a lungo in conferenza stampa nel post partita con Bucaro. Il Pescara ha preso gol dopo due minuti, basta quello per giustificare poi le tante occasioni create dalla Carrarese? Punto interrogativo, nessuno lo sa, certo, nessuno può dare una risposta. Nel secondo tempo però Bucaro, dopo la gara con la Torres, aveva accusato la squadra di non avere carattere, chiaramente quella era stata una provocazione. Una squadra senza carattere non fa quello che fa il Pescara nel finale di partita, secondo, certo, me. Certo, c'è stata una reazione nervosa, d'orgoglio, poi intanto la partita l'ha rimessa in equilibrio. È vero quello che dice Giancarlo, non bisogna prendere gol dopo aver pareggiato, però è anche vero che il Pescara dopo aver pareggiato ha fallito un'occasione, certo, per portarsi in vantaggio abbastanza clamorosa, quindi la verità sta sempre nel mezzo. L'ultima cosa da sottolineare, ed è un aspetto positivo, è la condizione fisica, perché quella non è soltanto una reazione d'orgoglio, certo, Pescara ha mostrato di stare bene fisicamente nonostante le critiche, l'ambiente insomma in contestazione, eccetera eccetera, e lo ha ammesso anche Bucaro ha detto: con tutto il rispetto, noi nell'ultima mezz'ora andavamo al doppio della velocità rispetto alla Carrarese, e questo secondo me è un aspetto da sottolineare. Certo, la squadra ha bisogno di entusiasmo, come dice Pierpaolo, ha bisogno di risultati positivi, di qualche vittoria. Pescara ha fatto 4 punti nelle ultime 7, certo, partite, c'è una, sì, media da retrocessione, una delle squadre che ha fatto meno punti nel girone di ritorno, quindi problemi per carità ci sono, però io non me la sento di dire di bocciare subito il 3-5-2 o di bocciare il 3-4-3. Certo è che nella parte finale, sì, quando poi è ripassato a 4, no, il Pescara, sì, è uscito per la Cagna, è entrato da Gasso, è tornato a 4. Lì probabilmente si sono viste le cose migliori, perché forse i movimenti sono più codificati. Allora, le 21:19, andiamo a rivisitare i momenti salienti di questa partita, anche perché c'è Fabio Lupo che ci può insomma dire che cosa non ha funzionato. Sul primo gol credo più o meno tutto, perché insomma lo possiamo rivedere, vediamo proprio la rete realizzata da Della Latta, che ha assunto una posizione un po' più avanzata, è stata un po' la sorpresa dell'inizio partita. Zanon per Finotto, che allarga il gioco per Capello, è stata bella anche come azione, devo dire, come si è sviluppata. Però troppo solo, dimenticato Della Latta alle spalle di Pellacani. Bel cross di Capello, per carità, lo sviluppo è stato sicuramente molto molto bello quello della Carrarese, però un gol del genere non si può prendere, no? In questo modo, in area piccola. Fabio. Se ne vedono tanti in questa maniera qui, di gol presi con giocatori in area di rigore, fra due o tre difensori. È un problema un po' delle difese di adesso, no? Che spesso sono allineate bene, sono posizionate bene, così, e poi dimenticano che poi la palla ce la mette dentro sempre qualcuno, e si dimentica, quindi l'ultima cosa, che forse la più importante, quella dell'uomo che è nell'area di rigore. Lì in effetti sono in due, secondo me, soprattutto il difensore più esterno, se non mi viene in mente. Luigi Floriani? Forse doveva chiudere di più, a quel punto lì, vedendo che l'uomo stava per saltare, che la palla poteva finire lì. Quindi, però ecco, la squadra è larga in questo momento, esatto, qui è abbastanza larga, e concede troppo questo palleggio con troppa facilità, no? Anche diciamo, la partenza di Capello, certo, è troppo, ha la palla facile da giocare, può guardare in mezzo, e poi mette un cross tutto sommato abbastanza morbido, dove la lettura non è complicata. Ecco, sì, se è Floriani, ormai sei sull'uomo, sì, vallo a prendere, no? Invece, sì, gli è rimasto dietro. Adesso non per dare la colpa al ragazzo, ci quindi mancherà. Più che Pellacani, Floriani, secondo te lì insomma qualche responsabilità in più? Sì, perché te vede, legge la situazione, giustamente Pellacani guarda e copre la zona, quindi, sì, copre la traiettoria della, sì, palla. Tu che sei l'ultimo uomo, vedendo l'uomo davanti a te, devi cercare di andare
andare a stringere e posizionarti meglio, meglio con il corpo. Lui, come spesso accade ai difensori, è con il corpo troppo rivolto verso la palla e non in una posizione intermedia che gli avrebbe consentito di coprirsi e di frapporsi fra il giocatore e la porta, e questo avrebbe quantomeno ostacolato il salto del giocatore. Cioè, poi della Lazio non è che è uno specialista di questi, gol, sì, una marcatura più stretta, no? Esatto. Per dare un po' di poi la cosa strana è che prima gli stava più attaccato, poi invece di provare ad anticipare si è staccato. Sì, assolutamente. Insomma, si guarda troppo il pallone meno l'avversario, un po' questo è il limite. E lì quando ti sei accorto che il tuo anche la traiettoria della palla comunque sta per arrivare in quella maniera, devi provare a fare un movimento anche a cercare di ostacolarlo. Lo fa troppo tardi, addirittura ne fa uno a staccarsi, questo senza darla croce. No, per carità, era solo per analizzare. Si fa per esaminare. Si poteva fare sicuramente molto meglio. Poi lo stesso errore viene fatto successivamente anche sul secondo gol. Ma è un errore di concetto che riguarda non solo il difensore del Pescara. Sì. In generale, proprio si vede spesso gli attaccanti saltare liberi di testa, insomma, con una facilità che a volte ti fa rimanere sconcertato. Assolutamente. Allora, facciamo così, siccome hai evocato proprio il secondo gol, c'è stato poi nel secondo tempo il pareggio di Merola su calcio di rigore, magari se ritroviamo al volo l'azione e poi passiamo al secondo gol della formazione ospite, però prima, giustamente come ricordava Giovanni, la chance clamorosa a disposizione di Accornero per portare addirittura in vantaggio il Pescara su un errore direi clamoroso commesso da Di Gennaro, entrato in corso d'opera al posto di Zanon. Lì probabilmente con questo cambio si è abbassata ancora di più la Carrarese, perché Coppolaro è stato spostato come quinto a destra, un 5-4-1 ma molto basso, e forse lì non l'ha letta benissimo Calabro. Si è preoccupato dei tre giocatori davanti, quindi ha pensato di poter mettere qualche difensore più sugli esterni in modo da andare in raddoppio sui giocatori agili del Pescara, e poi alla fine si è rivelato un errore, però insomma, per carità, la scelta ci poteva stare, onestamente. Allora vediamo un po' l'azione del rigore, perché comunque è stato bravo Merola a rimettere il pallone in mezzo per Cangiano che si allunga il pallone, diciamo che gli scappa la palla, poi però è bravo nella protezione, il pallone stesso, e arriva in ritardissimo direi Di Gennaro, che lì secondo me deve accompagnare, e provoca il calcio di rigore. Tra poco lo rivedremo, intanto saluto Alberto Capo alla telecamera, il nostro Dino D'Angelo in regia. Così vediamo le azioni salienti perché tutto si è concentrato nel finale, un finale davvero palpitante. Il lancio di Brosco, il taglio di Merola, il suggerimento per Cangiano, sta per scappargli la palla effettivamente, però poi è bravo Cangiano a proteggerla ed entra maldestramente sicuramente, no? Di Gennaro. Se fosse stato un difensore del Pescara gliene avremmo dette di tutti i conti. Di Gennaro, come dicevano gli allenatori di una volta, difensore scivoloso, difensore pericoloso. Assolutamente. Ma questo è veramente inappropriato il suo intervento, bastava accompagnarlo, era piazzato anche bene. Non proprio veramente. Sbaglia proprio la scelta, non si entra. No? Anche perché c'è un compagno di squadra a un metro. Lui è piazzato anche abbastanza bene, lui non è. Può recuperare, basta che gli taglia la traiettoria e al limite la scivolata la fa sull'eventuale tiro e va a rimpallare eventualmente il tiro che poteva andare a fare, ma non entrare così è veramente rischiosissimo, così come effettivamente ha pagato Dazio. Assolutamente, è entrato malissimo Di Gennaro, che è il titolare della difesa a 3, centrale della difesa a 3 della squadra di Antonio Calabro. Bravo comunque anche Cangiano a proteggere benissimo Cangiano il molto pallone. Bravo, assolutamente, è entrato bene anche Cangiano. Diciamo che i tre cambi operati da Bugaro nel secondo tempo, quelli in un'unica soluzione, intendo dire al 61esimo, Cangiano a Cornero e poi l'altro, aiutatemi chi era perché adesso ho un vuoto di memoria, sono stati cambi che hanno sortito gli effetti desiderati, no? È entrato. Sì, perché ha dato imprevedibilità. Ha dato un pochino di imprevedibilità, e proprio per questo probabilmente Calabro ha ritenuto di mettere un ulteriore difensore per coprirsi e magari andare su questi giocatori rapidi, svelti, con il raddoppio. Tant'è vero che l'errore di Di Gennaro avviene su una sorta di raddoppio, lui è riuscito ad aggirare ed entrare in area di rigore, lui è entrato male, però effettivamente hanno dato vivacità, ecco perché dicevo prima Pierno e l'altro infatti Pierno. Ma poi tra l'altro secondo me ha anche fatto bene, è stata giusta la decisione di
diciamo di sostituire Cuppone, perché contro squadre chiuse, quando a Cuppone non dai la profondità, diventa un giocatore prevedibilissimo, no? Sì, non sfrutta le sue migliori caratteristiche, che sono quelle dell'attacco alla profondità, della velocità, no? E quindi chiaramente rimane un pochettino soffocato. Oltretutto questi due esterni stanno un pochettino, certo, più dentro, non andavano nemmeno troppo a crossare, quindi il gioco si sviluppava per vie, certo, interne, occorreva che ci fossero giocatori magari più agili e più bravi nell'uno contro uno, così come è accaduto. Allora, vediamo l'occasione da gol davvero clamorosa sprecata da Cornero, che secondo me ha colpito proprio male il pallone. Allora si ricomincia 1-1, guardate Di Gennaro che cosa combina, altro errore vistoso da parte dell'esperto centrale della squadra toscana. Poi Merola, grande assist, a mio avviso ha colpito male, poi rivedremo anche perché c'è un replay, però insomma questa è stata un'occasione che sì, dire solare non rende esattamente l'idea. Clamoroso. Secondo me doveva andare col sinistro lì. Ho provato col destro, eccessiva sicurezza. Oddio, il pallone è spuntato in una selva di gambe. È stato bravissimo Merola, un grande assist. Però secondo me se va col piatto sinistro la mette dentro. Vediamo un po'. Magari una selva di gambe no, ci sono due persone dentro l'area. Sì, sì. Certo, anche qui Di Gennaro, insomma, è un disastro. È da ufficio indagine. Se era Lecco con Di Nunno lo avrebbe già arrestato. No, forse l'errore che fa è quello di, invece di provare la conclusione, andare a prendere la palla. Esatto. Se lui allunga il sinistro per andare a... Qui siamo tutti bravi, certo, poi a cose fatte normali. Ma lo prende il pallone. Lui, ecco, se si allunga la palla, a rivederlo pare che lo... È lontano dalla sua traiettoria, cioè lui quasi non ci può arrivare. Se lui la controlla, ha il tempo per controllare e calciare. Forse è la soluzione migliore. È vero, in quel momento lì può... Qui eravamo all'87esimo, cioè praticamente il calcio è veramente uno sport clamoroso, no? Perché è imprevedibile. Però queste azioni dimostrano che poi il Pescara si è rivitalizzato, e quindi questa caratterialità, questo carattere, questa voglia di stare dentro, fatto oltretutto dimostrato da giocatori giovani, cioè Pier non si ritrova a fare il gol del pareggio stando in area di rigore in una posizione che non era la sua, calciando di sinistra, vuol dire che qualcosa c'è dentro il cuore di questi ragazzi qui. Ecco perché sarebbe bello che insomma in questo momento qui ci lavorassimo tutti quanti insieme. Io parlo dei tifosi, la dirigenza, perché questi ragazzi hanno dimostrato qualcosa dentro ce l'hanno e vanno solo aiutati, a mio giudizio. Allora facciamo così, ci fermiamo, abbiamo sforato, chiedo scusa alla regia, 21:29, restate con noi. 21:34, torniamo in diretta su Rete 8 con Pierpaolo Marchetti, Fabio Lupo, Giancarlo Febbo e Giovanni Tontonati. Dicevi, Giancarlo, stavi chiedendo? No, stavo parlando del girone C. Già pensa ai playoff, le possibili avversari. No, chi tra, se il Benevento può incalzare la Juve stabile. Benevento a 6 punti, ha pareggiato con Messina. Lo scontro diretto fra qualche domenica, c'è lo scontro diretto Benevento-Juve Stabia, è una partita è quella chiave. È là che si decide. Però la Juve Stabia, se questa sera batte il Taranto 0-0 45esimo, può allungare ulteriormente sul Benevento. Andrebbe più 8 se non sbaglio, però andrebbe a più 9. Più 9. Intanto invece i due posticipi del girone B che ci riguarda naturalmente, Cesena Gubbio 0-0, siamo al primo minuto della ripresa, Sestri Levante all'intervallo, Recanatese 0-0, perché quest'ultima partita è cominciata alle 20:45. Una valutazione su questo campionato, Fabio, te lo aspettavi così, perché noi ci siamo visti all'inizio della stagione, intanto la Torres che si è confermata la grande rivelazione, perché si è avuto un periodo in cui non ha ottenuto risultati, 4 sconfitte in 5 partite, però se lo è messo alle spalle questo periodo critico, addirittura è in serie utile da 6 giornate, 6 vittorie consecutive. Sì, no, una grande rimonta. Io tra l'altro l'ho visto recentemente a Lucca, hanno fatto una partita veramente molto, molto brillante, hanno ritrovato la vivacità dell'inizio stagione, ed è sicuramente la sorpresa di questo campionato. Cesena non lo è in negativo, anche se adesso sta riprendendo. Il Perugia, onestamente, l'organico del Perugia è un organico che faceva pensare a tutt'altro tipo di campionato. Ecco, poi per il resto secondo me sono stati rispecchiati i valori, con qualche sorpresa nel fondo classifica, perché secondo me Rimini, Entella, Spalle e Ancona non hanno organici da stare lì a lottare addirittura per i play-out. Me li aspettavo magari a giocarsi un posto nei play-off. La rosa del Pescara rispecchia questa classifica secondo te? È proprio la fotografia?
fotografia esatta, a parte sta facendo male in questo momento, però quella la posizione giusta. Io credo che quella sia la posizione, ecco, magari in un momento più positivo, come è capitato, magari poteva stare qualche punto sopra, in un momento più negativo stare in questa posizione, però secondo me il Pescara ha quel tipo di organico, quel tipo di valori tecnici che gli avrebbero consentito, come gli stanno consentendo, un facile accesso nei playoff. Andiamo a vedere allora il gol di Finotto, perché dopo la rete, intanto il Cesena in vantaggio grazie a Dino D'Angelo, il nostro regista, ha sbloccato la situazione, avvio di ripresa la squadra di Mimmo Toscano. Vediamo il secondo gol della Carrarese dopo la clamorosa chance sprecata da Accornero sull'1-1, insomma la Carrarese si riporta in vantaggio, tutto nasce da una rimessa laterale, anche qui insomma squadra piuttosto disattenta, riesce a sfondare sulla sinistra Cicconi, il suo cross molto bello il movimento, bella anche la torsione di Finotto, però se andiamo a vedere campo largo, parte alle spalle Finotto di Mesic e poi gli sfila davanti, quindi insomma passivo Mesic, o no? Al di là del bel gol, perché è stato sicuramente... Sì, in questo momento qui secondo me la difesa non è piazzata bene rispetto alla palla, è troppo alta e frazionata, quindi non copre né spazio né uomo. E quindi chiaramente Finotto approfitta di questa possibilità nell'interspazio, si va a inserire, poi è molto bravo perché va per la palla oltre il primo palo, la gira molto bene, quindi diamo anche merito a Finotto che ha fatto un ottimo gol, però la difesa non è ben allineata, non copre né spazio né va su marcatura sull'uomo, quindi è sicuramente un aspetto sul quale lavorare e correggere sicuramente. Pierpaolo, commentiamo questo gol. Ha spiegato tutto perfettamente Fabio, da lavorare c'è tanto in tutte le situazioni del match, ma quella di l'atteggiamento difensivo è sicuramente il primo passo, la prima cosa da migliorare, cioè sono oramai troppi, sono mesi e si prendono gol. Non è importante, non è detto che siano in inferiorità numerica, in contropiede, in campo aperto, ma senza la necessaria, cioè spesso senza prendere i giusti riferimenti dentro l'area. Io credo che, non dico che non si sappia più marcare in area, ma sicuramente è diventato... Troppo facile, non ci si accoppia mai, non ci si abbina mai. Quando provi a Pescara, tante volte per quasi tutti i gironi d'andata ha preso gol. Il gol tra virgolette zemaniani, nel senso spesso i due centrali dovevano coprire da soli tutta la metà campo, insomma era troppo facile da un certo verso, cioè bastava la squadra che ti palleggiava un po', poi ti imbucava su una delle due corsie laterali e ti metteva subito in difficoltà. E poi però quando hai giocato più coperto, quando hai cercato di mettere riparo a quella situazione lì, comunque dentro l'area è troppo facile, è diventato facile anche fuori dall'area, perché se voi guardate l'azione, sia il primo che il secondo gol, chi è sul crossatore copre la traiettoria del pallone, dove è facilmente intuibile in questo momento qui. Guarda, passi Aloy e Pierno. Passi per Aloy, ma Pierno si gira dall'altra parte, deve a quel punto lì andare in un raddoppio più forte e poi può coprire solo quello, lui sta crossando di sinistro, deve coprire quella traiettoria, non ne deve coprire delle altre. E la stessa cosa accade sul cross di Capello, troppo morbidi, si fa mettere questa palla troppo morbidamente. Esatto. Poi dopo c'è anche l'errore, perché vedete la difesa in questo momento qui, se fai questo fermo immagine, la difesa non sai che cosa stanno facendo, se stanno occupando uno spazio, se stanno occupando una linea. Insomma, eppure c'è un fallo laterale, a quel punto lì decidi di stare sotto, di stare basso, difendi la palla in area di rigore, considerando che sei nei minuti finali. Invece sono lì frazionati su un fallo laterale dove il fuorigioco non esiste e quindi è inutile stare ad uscire. A quel punto lì stai basso, mancano pochi minuti, magari anche lì un po' di leadership è mancata probabilmente, però ecco, questa è una situazione dove ci vuole maggiore attenzione da parte di tutti quanti, ed ci sono stati errori sia di tattica collettiva che di tattica individuale. Lectio magistralis, bravissimo. Posso fare una domanda? Sei stato chiaro come sempre del resto. Posso fare una domanda a Fabio per completare il discorso? Perché per carità, Aloy è generosissimo, ma è possibile che abbia, tra virgolette, ingannato Pierno? Perché
quando riceve palla Cicconi, allora se ci fate caso non arresta la corsa e sì, poi prova a seguirlo. Secondo me in quel momento Piero dice ok, c'è Aloy, magari temporeggio anch'io. Sì. Se torniamo indietro, vediamo Aloy che non arresta, sì, non arresta la corsa. Quando, cioè, tanto quando ci pensa lui, ho capito, tanto secondo ci pensa il mio compagno di squadra. Allora qui c'è il passaggio di ritorno per Cicconi, sì, Aloy non si ferma lì, non arresta la corsa, va in pressione, Piero si ferma, poi va in raddoppio. Secondo me perde, ma è già anche troppo tardi. Secondo me perde anche un, come dice Fabio, mezzo secondo che dice, consente a Cicconi di crossare. Però io non so cosa ne pensi Fabio, ma la logica del tanto ci pensa lui nel calcio non funziona. Secondo me è stato effettivamente quello che dice lui, cioè dice per Paolo giustamente, adesso c'è Aloy, adesso esatto. Infatti Pierno era nella terra di nessuno, non marcava nulla, non marcava, e quello per quando dico che la linea era disallineata, non copriva niente, perché Pierno è lì, ha il suo uomo alle spalle, adesso battono il fallo laterale, Aloy addirittura fa una corsa, Pierno con l'uomo se lo lascia andare alle spalle, a quel punto lì fermo così, Piano è nella terra di nessuno, è anche il difensore centrale nella terra di nessuno, con Finotto in mezzo all'area di rigore solo. Ecco, infatti, poi ti do la parola Giancarlo, al di là degli errori che ci sono stati ab origine, come dicevi giustamente tu, Mesic, praticamente c'è Finotto che ha le sue spalle. Sì. Come parte il cross, sfila davanti a Mesic, lì è passività, atteggiamento passivo del difensore, cioè deve stare più attento anche il difensore. Lui deve stare attento perché secondo me si deve posizionare meglio rispetto alla traiettoria dove sta crossando il calciatore e quindi cercare di andare ad anticipare, invece si fa anticipare, anche se, ripeto, è stato anche molto bravo Finotto perché per aveva riconosciuto la qualità, perché è stato bravo ad andargli a saltare davanti, quindi Mesic non si è accorto. Però in quel momento lì, soprattutto su una palla da fermo, fallo laterale, se voi vedete, io l'ho notato più volte anche a casa perché mi diverto poi ad analizzare, nessuno si guarda intorno per capire qual è la situazione, quindi poter dire qualcosa al compagno, ma questo faccio un discorso di carattere generale non rifiuto a pescare, nessuno si guarda intorno per dire oh attenzione Pierpaolo, guarda che c'è l'uomo lì, nessuno, e quindi è mancata una capacità di lettura, ripeto, sia a livello di tattica individuale, quindi che cosa faccio io in questa mia posizione, sia a livello di tattica collettivo, quindi dove sto io, ma dove stanno i miei compagni di squadra? Nessuno ha fatto questo tipo di ragionamento e purtroppo è venuto fuori questo. Diciamo che Pescara era un po', diciamo, recidivo su quella fascia perché Cicconi nel secondo tempo ha creato diversi pericoli e non è stato mai arginato a dovere, no? Cicconi è un buon giocatore, quindi è chiaro che è comunque un giocatore che dà fastidio a tanti in questa categoria qui. Poi può capitare che soprattutto quando giochi quinto contro quinto, se tu sei in una maggiore condizione, perché Floriani, che secondo me sta facendo un ottimo campionato in grande crescita, un giocatore secondo me molto interessante, però ecco l'altro giorno forse non è stata la serata più brillante, probabilmente è stato quasi un duello di corsa uomo contro uomo con Cicconi, che probabilmente ieri è una serata particolarmente di forma e ha dominato su quella fascia. Da ex invece difensore, che cosa dice Giancarlo Ferro? Ecco, voglio dire, l'ho pure marcato. Ah, addirittura, sì. Quindi non solo Vietto, non ricordo di aver toccato mai, un punto così basso. Più che altro hai toccato Campo Rampigna, campionato WISP. Hai toccato pochi palloni, ti devo dire la verità. No, detto questo, sta abbandonando il consesso per Paolo. Ai miei tempi, sinceramente, perché ti dico che concettualmente i difensori sono cambiati. Già il fallo laterale non si poteva battere così, perché quando uno stava per battere il fallo laterale tutti i suoi compagni erano marcati, qui invece se vedi quello dalla palla centrale, il fallo laterale una volta si batteva soltanto lungo, davanti o dietro, perché in mezzo non te lo permettevano, invece se tu rivedi l'azione, quello ha potuto battere il fallo laterale centrale e gli hanno ridato la guarda. Guarda, io, cioè, ai miei tempi questi falli non si potevano battere così. Guarda, sinceramente, parlando di un giocatore difensore come te, più o meno ai tuoi livelli, cioè Barzagli, ho sentito un'intervista sua qualche giorno fa, in cui gli chiedevano, insomma, con il cambiamento di difensore, e lui io ripeto sempre questo: prima insegnategli a marcare ai difensori, perché poi a fare altre cose c'è sempre tempo per imparare, ma se non impari subito a marcare,
cioè a prendere l'uomo dentro, a avere la voglia feroce di non prendere gol. Quello deve essere l'unico pensiero tu in quel momento. Questo è un limite, probabilmente, dei difensori moderni. E oggi probabilmente c'è una generazione di difensori, ovviamente non tutti. Non tutti, parliamo no, in generale. Una maggioranza, diciamo che... in cui... diciamo sono privilegiate certe caratteristiche, come i portieri. I portieri sono portieri e con i piedi oramai fanno dei virtuosismi. Il problema è che poi non parano. Diciamo che il difensore deve essere pessimista, deve pensare sempre. Però tu lo eri, infatti, no? Io lo ero, infatti, ero un bravo difensore. I nostri sono sempre molto ottimisti. È vero, no, su questo sono d'accordo. A parte gli scherzi, però, bella quella che ha detto il giornale. L'allenatore del Girona ha detto una frase che mi è piaciuta. Anche se fossi di pessimismo nel calcio, chi è pessimista nel calcio? Ciò vuol dire che non lo capisce. Cioè, è bellissimo, perché, è bellissimo. Si presta a sbagliare l'interpretazione. È bellissimo. Assolutamente. Allora, mi faceva notare Fabrizio, che saluto, mi ha proprio scritto da qualche minuto, forse sul gol di Finotto, Finotto in fuorigioco? Sì, lo sai che lo volevo dire? Infatti, lo volevo dire, poi ha detto, io ho avuto qualche dubbio. Secondo me sì, forse un pelino in fuorigioco. Andiamo a vedere, no? Perché ho avuto il dubbio anch'io, non l'ho detto. È stato molto bravo Fabrizio. Scrivermi, fate rivedere l'azione, perché probabilmente è Finotto è fuori gioco. Certo, le immagini non aiutano tantissimo. Sì. Allora, vediamo un attimo nel momento in cui parte naturalmente il cross di Cicconi, che si fa largo sulla sinistra. In questo momento lui già sta davanti. Bisogna vedere se un po' Pierno, prima, se ci riesci, Dino, tracciando la linea, anche se così potrebbe, ecco, così credo che vada meglio, no? Sta proprio per calciare, mi pare rispetto al difensore centrale, sì. È sicuramente avanti, bisogna vedere Pierno, posizione di Pierno. Per questo col VAR si tracciano le linee, deve vedere anche la posizione della palla, perché potrebbe essere anche leggermente dietro la linea della palla, però il dubbio è lecito. Vabbè, grazie a Fabrizio. Forse soltanto non c'è il VAR, ma ci sono spesso e volentieri telecamere che non sono mai allineate e sono indietro di 30 metri rispetto all'azione, quindi non... Però il dubbio è legittimo, effettivamente. Io pure, insomma, quando ho montato il servizio poi siamo calati nell'analisi tecnico-tattica, però ci stavo questo aspetto. L'unica cosa, devi vedere le fasce di erba, c'è la fascia più chiara e quella più scura. Nella fascia più scura ci vogliono degli occhiali particolari. È facilissimo, si vede il piede di Pierno e la posizione di Finotto, che tutto sommato stanno lì, questione di millimetri, di centimetri, però potrebbe essere. Grazie ancora Fabrizio, andiamo in pubblicità. Eccoci qui, 21:57, sono un paio di telefonate. Intanto il parziale Cesena 1, Gubbio 0, no? È confermato il gol di Adamo, che piace molto a Pierpaolo. Mi ricordo che devo dire, il giocatore mi ha impressionato di più. Esatto, no, ma hai ragione. Tra l'altro, non so quanti 12-13 assist, una quantità smisurata di assist, un po' come Van de Put lo scorso anno del Catanzaro. Non dire queste brutte parole. Allora, facciamo vedere, però, mi sembra giusto, no, il primo gol di Pierno con la maglia del Pescara, perché è stato bello, soprattutto importante. Anche bello, secondo me, no? Perché mettere la palla lì all'incrocio dei pali, c'è un primo tentativo di Milani, poi Dagasso che mette questo bel pallone in mezzo, intervento di Brosco che va con il tacco, insomma, in cerca di gloria, diciamo così, la palla rimane lì e il sinistro preciso, chirurgico direi, di Pierno, no Fabio? Tra l'altro lui fa una cosa intelligente, perché una volta che scavalcato la palla gioca sul rimballo, cioè sul rimpallo, sul rimbalzo della palla, staccandosi, quindi come a intuire quello che dice, ormai non posso far più niente, vedi, fa un passo indietro e questa scelta lo premia, perché lo fa andare in incontra la palla e calcia di sinistro, molto bravo, molto freddo. In questo momento qui lui fa qualche passo indietro invece di andare a combattere la palla. Mi stacco, perché può darsi che caschi lì, ha ragione lui, e fa, tra l'altro, poi è stato freddo in questo momento. E poi un movimento da attaccante. Anche questa è un dettaglio che non avevo notato, però effettivamente hai perfettamente ragione su questo. Poi è molto bravo, perché di sinistro col piede non suo, la indirizza, quindi molto, molto bravo. Complimenti. Tra l'altro, questo è il settimo gol tra i professionisti, 4 con la Virtus Francavilla, 2 col Catanzaro e questo è il primo con il Pescara, classe 2001, insomma tanta esperienza in Serie C, perché ha giocato 3 anni alla Virtus, nella Virtus 2 a Catanzaro, quindi avrà almeno più di 100 presenze, immagino, in Serie C. Sicuramente un giocatore affidabile che è entrato molto bene in partita. Andiamo al telefono, regia? Sì, pronto, parliamo con...
Buonasera, sono Luca, tanti saluti a tutti e in particolare a Fabio Lupo che non vedo da parecchio. Ciao Luca. Ciao, mi disturbo per due cose. Allora, la prima cosa è che quella che concordavo settimana fa, in cui non volevo esprimere, è che Bucaro disse che questa squadra, ed ero d'accordo con Pierpaolo Marchetti, perché Bucaro disse che questa squadra non aveva grinta, carattere, cose che avevo già menzionato nei mesi addietro, ma giustamente Pierpaolo diceva che lui la squadra l'aveva vista già a luglio, che non aveva queste caratteristiche. E questa cosa si rinnova costantemente. Adesso mi sembra strana come voi fate una menzione tale del Pescara come se avesse fatto una partita eccellente, dove forse vi siete dimenticati che forse il primo tempo potevamo perdere 6-0 senza battere ciglio, e dove una squadra che deve necessariamente pareggiare o quantomeno tentare di vincere, dopo due minuti non può prendere un gol in questa maniera, dopo altri minuti non può prendere un gol su un fallo laterale, e dove fortunatamente siamo stati capaci di rimontare un risultato che è veramente stato difficoltoso, ma che non ci permette di affrontare né playoff né quant'altro. Fortunatamente siamo riusciti ad evitare i playout per i punti che abbiamo immagazzinati in tempi non sospetti. Certo. Continuo a dire che questa non è una squadra che può giocare e con il 4-3-3 e con questo modulo, perché secondo me questa è una squadra che è nata per il 4-2-3-1, anche perché non avendo un centravanti di ruolo, o quello che avevamo è infortunato Vergani, e necessariamente dovremmo apportare delle modifiche per qualsivoglia cosa, per trovare altre strade, ma considerate che questa è una squadra che nelle ultime 5 partite o 6 partite ha preso 20-22 gol, e questa non è una situazione che può andare bene eternamente. Poi per il resto so che i tempi sono ristretti, vi ringrazio per l'attenzione, Luca, saluto a tutti. Ecco Luca, un attimo, un abbraccio a tutti. Un attimo che risponde per Paolo. Luca, ti posso dire una cosa, scusa, intanto ti saluto. Tu hai ragione nel dire che forse c'è il rischio che, detta così, da parte nostra sembra un eccesso di ottimismo. La partita l'abbiamo vista tutti ed è chiaro che, cioè, la premessa di tutto è che questa è una squadra in gravissima difficoltà. Cioè, se uno, per carità, faccio l'esempio su di me, così non si offende nessuno. Cioè, se io riesco ad alzarmi, dico, che cosa hai fatto? Sono alzato, sono andato al bagno da solo. Cioè, dici, ma sei un cretino, cioè, è la cosa più normale del mondo. Ma se io sto in rianimazione, mi alzo e vado al bagno da solo, è un trionfo per me. Cioè, il Pescara oggi in quelle condizioni devi trovare qualcosa che ti spinga a continuare a lottare, perché altrimenti questa è una squadra che era cerebralmente, sembrava cerebralmente morta. È normale che non è quello che nessuno di noi avrebbe voluto vedere, spettacoli così. È stata poca roba. In questo momento però purtroppo ci dobbiamo trovare, capito, qualcosa di positivo. Lo so Pierpaolo, io ti ringrazio, però io mi ricordo che tu dicesti due settimane fa, giustamente, se Bucaro ha detto che questa è una squadra, come noi dicevamo in tempi non sospetti, che non aveva anima, non aveva carattere, non aveva grinta, lui la squadra l'aveva vista da luglio, quindi qualcosa andava modificato per forza, anche se i giocatori sono quelli che sono. No, però perfetto. La la voglia, sì. la rabbia e le caratteristiche di poter lottare non è che tu le cambi dall'oggi al domani, lui lo sapeva da luglio, quindi doveva apportare delle modifiche. Luca, grazie, sei stato esaustivo, grazie. Allora andiamo ancora al telefono, c'è Nicola credo, perché si era prenotato. Pronto, buonasera Nicola. Pronto? Pronto? Sì, buonasera Nicola. Ciao Massimo, buonasera. Sì. Mi senti bene? Sì. Sì, assolutamente. Perfetto. Io non commento, anche per ragioni di spazio, dovevo chiamarti lunedì scorso, poi ho lasciato perdere perché pioveva sul bagnato, non commento le vergognose ed umilianti imbarcate che ci siamo presi in questi ultimi tempi, anche perché non conviene spegnere gli incendi con la benzina, però
non si può, però, dai, siamo onesti, l'avete già dibattuto ampiamente voi, voi gli esperti, signor Lupo, Pierpaolo e Febo, cioè noi è ora di finire, ripigliare, abbiamo preso 30-40 gol tutto allo stesso modo, giocatore che va sulla fascia avversaria, crossa, sistematicamente l'uomo salta mezzo a due dei nostri, ma se ne rivedono nelle partite, le studi, gli allenatori, questi qua se ne rivedono nel modo come pigliano il gol. Mi sembra come se ci fosse una specie di idiosincrasia a prendere il gol sempre lo stesso e l'unico modo, come se gli allenatori avversari dice ai propri giocatori crossate in mezzo alla difesa perché questi gol prima o poi lo facciamo. Mi sembra una cosa veramente veramente incredibile. Perfetto. Poi vabbè, ecco, no, poi scusa, un minuto solo. No, 30 secondi. Sì, sì, ma le contraddizioni di questa squadra è che fa 52 gol, ne prende 46, quando nel girone A il Mantova, tanto decantato Mantova, è l'unica che ha fatto questi gol, e nel girone C non c'è nessuna squadra fra le prime che ha fatto gli stessi gol nostri. È una contraddizione, come lo è quello il fatto che non riusciamo a vincere con nessuna delle sei squadre che ci precedono. Poi volevo chiedere a Febo e chiudo. Signor Febo, buonasera. Buonasera. Mi scusi, ma la scelta tecnica di Bucher, secondo lei è stata una buona scelta? Io a mio giudizio non la vedo bene, perché uno che diciamo non ha il carisma di Zeman, avrei preferito un Delio Rossi che avrebbe dato una scossa a questa squadra visto l'avvicinarsi dei playoff. Lei cosa ne pensa? Grazie. Quindi il gemello di Febo, insomma, in poche parole. Grazie Nicola. Penso che sono rimasto un po' sorpreso dal fatto che Bucher abbia cambiato adesso modulo tattico, perché l'idea di continuare con uno zemaniano puro al posto di Zeman, che momentaneamente è assente, ci poteva anche stare, per questo ho fatto l'esempio di Cangelosi, però sinceramente sin da come ha fatto le prime interviste ho capito che lui non si è sarebbe che cambiato regista, non la pensava, diciamo, esattamente così come Zeman, certo. E questo mi meraviglia un po', perché Zeman lo ha scelto come secondo, quindi diciamo come un ingranaggio che girava al contrario. Non evidentemente la scelta della società, no, evidentemente, perché la domanda è questa. La scelta della società, secondo me, è stata anche una scelta, diciamo, finanziaria, secondo me, perché il fatto di prendere un altro allenatore che probabilmente avrebbe chiesto un contratto anche per il prossimo anno andava a legare la squadra a un impegno economico diverso da quello che è con Bucher. Probabilmente, considerata la posizione di classifica, considerato il distacco abissale dalle prime due posizioni, quindi l'eventualità soltanto di arrivare terzo, ma a quel punto l'importante è che entri nei playoff, ci entra metà campionato, tutta la parte di sinistra, quindi secondo me è stata, dico una parola che magari può sembrare brutta, sì, però insomma capitemi, cioè forse una scelta a risparmio. Ma senza offendere Bucher, nel senso che perfetto. Allora sì, facciamo così, abbiamo ancora un paio di minuti prima dell'ultima pausa pubblicitaria. Top goal, apriamo subito oggi prima della fine. Me li dai 30 secondi? 20. Subito? 10 sì, secondi, ce no, la fai? Sì, metti, tanto per dire al dono della sintesi, quindi per dire a Giancarlo che sì, avere collaboratori tecnici che magari vedono anche le cose diversamente dal primo allenatore, secondo me non è un problema, è una ricchezza. Se l'allenatore poi ha, cioè se si sanno relazionare bene, non è detto che in questo caso parliamo di Bucher debba credere esattamente, debba essere un integralista per forza come Zeman, deve saper lavorare sul campo, deve saper gestire i rapporti con i calciatori, ma non è detto che debbano pensare esattamente al 100% le stesse cose, forse sarebbe un limite quello. Però il contraddittorio tra sì, allenatore in prima e vice, sì, non so fino a quanto può essere utile. Probabilmente però è come se ci sono quelli che si mettono intorno, quelli che ti dicono sempre di sì. Bucher è stato preso perché è un uomo di fiducia di Zeman, certo. non è stato mai un vice del vice di Zeman. Cioè, esatto, sono due figure diverse, lui è Cangelo. Questa è la cosa importante. Lui è stato primo allenatore per tanti anni. Cioè lui io la penso come Pierpaolo. Cioè, una ricchezza. Io tante volte gli staff rimprovero che fra di loro c'è il confronto a supporto. Cioè, non c'è mai un confronto vero dove io ti dico, guarda, mister, secondo me questa cosa qui non va bene. C'è sempre un va bene perché c'è un debito di riconoscenza verso chi ti ha portato e quindi ti appiattisci sulle sue posizioni. Avere dentro invece una dialettica.
invece una vera dialettica arricchisce sì, ma, certo. E non, probabilmente Fabio, non c'è mai una convergenza assoluta tra un primo allenatore e un vice, cioè nemmeno tra Zeman e Cangelosi alla Casertana fa cose diverse rispetto sì, però, a Modica ha fatto cose diverse, cose un po' diverse parliamo di uomini di fiducia totale di Zeman, collaboratori stretti e storici, quindi non è sì, sorprendente, però non è che stiamo parlando. Sorprende magari il cambio del modulo, qualcosa. Non stiamo parlando di un allenatore normale. Zeman resterà nei libri di storia proprio perché certo. Zeman, il suo integralismo è un quello. Unicum. Dai, allora io ti dico, Bucaro ha detto. Bucaro, dopo, allora, Bucaro, da, la mia impressione, sì, la prima partita ha messo sì. lo stesso modulo del mister sì. perché non voleva magari farlo rimanere male, che cambiava subito. La seconda è già cambiato. Sì. Cioè, passare da, posso capire, dal 4-3-3 al 4-3-1-2 o 2-1, ma passare alla difesa a 3, una rivoluzione copernicana. Sì. Questo dico io. Su cioè, questo parliamo sempre di calcio. Sempre di calcio. No, sì, ha ragione Fabio. Allora, no, non vorrei sbagliare, Massimo. Bucaro ha detto in tanti hanno provato ad imitare Zeman, sì, è vero. In Toto ha detto e si sono fatti male. Si sono fatti male, è vero. Si sono fatti male. L'ha detto Bucaro, non è che l'ha detto. Assolutamente. Andiamo in pubblicità per l'ultima volta. 22:18 in diretta su Rete 8 con Pierpaolo Marchetti, Fabio Lupo, Giancarlo Febbo e Giovanni Tontodonati. Il momento della Top Goal, partiamo dalla 30ª giornata, il turno infrasettimanale consegnato agli archivi da qualche giorno. Eccolo qui. Allora, il primo gol è quello di Asa, guardate, in Olbia Juventus 0-4, gran destro sotto la traversa, nulla da fare per Rinaldi. Questo è il secondo gol, se non vado errato, in questo campionato per Asa, classe 2004, grande protagonista europeo, vinto lo scorso mese di luglio dal nazionale di Bollini. Gran destro di controbalzo, sempre la stessa partita, vedremo invece il gol di Sekulov, che è arrivato dalla Cremonese, era già della Juve, in realtà ha fatto poche presenze in Serie B, anche questo un bel gol, non c'è dubbio alcuno, credo il quarto da gennaio, da quando è arrivato, stop, e tracciante, nulla da fare per Rinaldi. Vediamo ora la terza marcatura di Fischnaller in Spal Torres, 0-2, undicesimo gol per il classe 91, ex Sud Tirol, l'ho detto bene Pierpaolo? No. Sì, hai perso un po' l'abitudine, lo dicevi meglio due anni fa. Un po' troppo avanti. Però Galeotti secondo me è il portiere della Spal, anche se il tiro è stato molto bello. Questo invece è questa è la rete di Pretato, la ricorderà a lungo perché è un 2002 del Pontedera che ha segnato il suo primo gol tra i professionisti, cioè questo bel inserimento, il gran destro di fatto all'incrocio dei pali alla destra della porta difesa da Chiorra, alla destra di Chiorra. Questo invece è il gol di Spagnoli in Ancona Fermana, doppietta di Spagnoli, questo è il secondo gol scelto da Giovanni Tontodonati, sono 12 in campionato per il classe 94. E poi da ultimo, per farci un po' del male, quello di Lipari in Recanatese Pescara, questo è il gol del 2-1, se non vado errato, sì, della Recanatese dopo il pareggio di Melchiorri, tre avversari saltati troppo facilmente, bella giocata, ci mancherebbe, classe 2002 in prestito dalla Juventus, 4 gol in campionato di cui 3 al Pescara. Insomma, ricorderà a lungo questo precedente con il Pescara. Qual è il gol più bello di questa prima tornata, Pierpaolo? Sekulov, Italo-Macedone. Lipari. Lipari? Asa? Secondo me Lipari, anche se c'è la partecipazione di una difesa... Beh, bella giocata però, però anche bella se, insomma... cioè se ne vedono poche sì. in questo campionato, il giocato è così, quindi... Ha fatto un gol Lipari, sembrava, sai, quando si allenano i pugili contro con l'ombra. Oppure con i birilli in allenamento. Ma ci sta tanta gente che ci si inciampa con la palla, l'ha condotta... Sicuramente è stato un bel gol. Grande conduzione di palla. E poi ha avuto freddezza dall'altra parte. Insomma, si prova l'11 contro Zero, anche Asa è Seculo, però bello. Sì. Tra l'altro la Juve a volte non si fa gol neanche il giocatore 11 contro 0 sparare alti in tribuna. Lui è stato molto bravo, sicuramente, però insomma Meazzi, Pellacani e Pier non potevano fare meglio, no? Sì, Fabio, sicuramente sì, però bravo, sicuramente da premiare. Quindi vince
il giocatore arganatese? Eh sì. The winner is manca dell'Oscar è stato no, io no, io sono io devo soltanto guidare. Allora io faccio no, vedere tutti tu ti devi prendere poter... responsabilità. No, no, assolutamente. Ma tra l'altro la Juve negli ultimi due mesi perché mi perché ha fatto molto questo, bene. Juventus 23 punti, credo, del giro. Sì, ha perso solo una partita nelle ultime 13-14. È venuta su fuori molto bene la Juve, che però insomma ha potenziale, cioè, no? È scattato l'allarme, Fabio, durante il mercato di gennaio l'ha fatto rientrare un po' tutti, no? Da Graca, sì, Seculo. C'è anche una fisiologica naturale crescita di quelli che certo, stanno giocando. Che dopo un girone comunque impari, stai meglio, metti partite nelle gambe e nella testa, e quindi ci sta l'evoluzione di un under 23 che poi nel corso del giro di ritorno può diventare una squadra forte. Quindi Lipari è stato il più bravo della 30ª giornata, il gol più bello scelto dai nostri ospiti. Vediamo la 31ª giornata, quella appena passata, rivediamo ancora la rete, bello lo slalom sicuramente, poi come ha piazzato la palla, giustamente lo sottolineava Fabio con grande freddezza e precisione, nulla da fare per Prizzari. Vediamo la 31ª giornata, 12ª del girone di ritorno, cominciamo da Spal Rimini, due gol di questa partita, il primo di Antenucci, ma qui la grande giocata di Maestro, anche se Antenucci insomma la mette all'incrocio dei pali con il sinistro, e questo è il quinto gol per il quasi quarantenne, compirà 40 anni il prossimo 8 settembre, classe 1984, più di 200 gol in carriera, insomma nulla da dire su Antenucci, ma grande giocata, ripetiamo, di Maestro. Questo invece è il 3-1 di Tripaldelli, che cade, si rialza, poi sterza sul suo dirimpettaio, gran sinistro, angolato. Anche questo insomma è un bel gol, è stato caparbio nella circostanza, la prima rete di Tripaldelli, classe 99, con la maglia della Spal dopo 64 presenze. Ora andiamo a vedere invece la rete di Peterman, il suo sinistro che Fabio conosce molto bene perché lo portasti a Teramo, se non vado errato, no? Stagione 2016-17, poi andò da gennaio a giugno alla Carrarese, però lasciò un rigore per lui. Sì, è un rigore perché insomma è un giocatore che ha grande qualità, classe 94. Andiamo a vedere invece il gol di Finotto, lo rivediamo ancora una volta perché è stato molto bello, è stato bello il movimento, la torsione, insomma nulla da dire, poteva fare sicuramente meglio qui il Pescara, però grande merito va ascritto a Finotto, quarta rete in questa stagione per il classe 92, che nella prima parte del campionato ha giocato con la maglia della Triestina, e questa invece è la rete di Petrungaro, che dir si voglia, in prestito dalla Pro Sesto alla Fermana, prima rete con la maglia della Fermana, appunto il pareggio dopo la rete del vantaggio momentaneo siglata da Germinario. Ti è piaciuto questo gol di Petrungaro, Fabio? Sì, è un bel gol. Beh. Qual è il più bello secondo te? C'è anche questo di... Ah ecco, questo giustamente, perché il girone C, Cerignola Monopoli 1-3, questo è il pareggio di Cristian Tommasini, al secondo gol consecutivo, in prestito dal Pescara, era andato in vantaggio il Cerignola con Vutai, poi è finita 3-1, purtroppo sono stati esonerati, ci dispiace tantissimo, due amici, Ivan Tisci e Vincenzo Lambertini, esonerati dal Cerignola, dopo questa sconfitta che è stata fatale, eppure insomma il Cerignola, se andiamo a vedere la classifica, è un punto ancora dai playoff, mi sembra un andamento anche positivo, certo non veniva da risultati eclatanti, però un punto ai playoff, non ci sono problemi per la salvezza, mi è sembrata una decisione affrettata, però io forse sono di parte. Allora, qual è il gol più bello secondo voi, Pierpaolo? Era in competizione anche quello di Tommasini? Sì, anche quello l'abbiamo fatto vedere. Tommasini. Sì, sì, anche per me Tommasini ha fatto un bel gol. Sì. Krapikas poteva fare qualcosa di più, il portiere del Cerignola? Sì, qualcosa in più poteva fare, però lui in questa azione qui mette dentro forza e tecnica, che è un po' che sono un po' le sue caratteristiche, perché lui comunque è un giocatore che deve giocare un po' a briglie sciolte, esatto. Non lo puoi imbrigliare in un sistema di gioco, però quando prende palla... È stato bello lo spunto anche, sì, no? Spunto, c'ha forza, sì. Resiste e calcia molto bene, poi sicuramente... Oggi se Bucaro dovesse andare avanti con il 3-5-2...
oltre 4-1-2 sarebbe stato perfetto, con le due punte Tommasini sarebbe servito come sono il pane. Sono d'accordissimo, un po' quello che facevo lo scorso anno a Taranto con Capuano. Esatto. E giocava al suo fianco, aiutatemi a dire. Ci ha fatto anche contro il Pescara, sì, adesso non me lo ricordo. Si è fatto gol contro Bifulco, Bifulco. Con la Provercelli ci faceva bravo, tra bravo. Anche. Caspita, che memoria. Mi stai sorprendendo. Beh, come tutti gli anziani si ricordano le cose lontane, quelle vicine. Quelle di 5 minuti fa, no. Giancarlo? Guarda, il gol di Petrungaro mi è piaciuto molto, sì, però anch'io scelgo Tommasini. Tommasini, ok. Più. Io premio sempre la qualità, quindi scelgo Antenucci, Antenucci per l'assolo di maestro. Non per l'assolo di maestro è stato bellissimo. Perché vederlo in Serie C è triste, secondo esatto me. Fabio potrebbe, che lo conosce molto, confermare. L'ho portato io a Ferrara. Cioè, non può giocare in C, un ragazzo. Io l'ho preso ad Ascoli e a Ferrara, dove due volte di seguito in Serie B, ed è un giocatore che avrebbe tutto per giocare in Serie A. Perché ha struttura. No, guarda, è una questione di testa. Te lo posso dire perché è un giocatore che ha struttura, che ha qualità, che ha anche forza, che è anche un giocatore dinamico, e purtroppo la discontinuità lo porta poi a questo. Era andato a Bari a gennaio, se non sbaglio, poi è saltato. No, poi è saltato. L'avevamo data, ti ricordi? L'ultima puntata abbiamo fatto un disastro anche noi. Posso approfittare? Posso approfittare per fare una domanda a Fabio? Sì, certo, abbiamo un minuto e mezzo. Perché mi è venuto in mente, collegandomi alla questione di maestro, siccome so che lui conosce bene Tunio, che c'ha sto ragazzo? Che vuol dire che gli allenatori hanno detto si assenta? Che significa? Tu che lo conosci? Ma io ripeto, me lo chiedete sempre, me lo avete chiesto fin dall'inizio, e io ho detto sempre dico sempre questa cosa qui, che è la cosa che dico a lui ogni giorno apre la finestra e butta dei soldi di sotto, perché ha delle qualità incredibili, clamorose, sia da un punto di vista non solo tecnico, perché ha un calcio importante da Serie A di livello importante, ma anche come struttura, anche velocità. Purtroppo non riesce a dare continuità alla sua prestazione. Ti faccio una domanda: qual è la posizione di campo più congeniale alle sue caratteristiche? Perché come mezzala sinceramente io non lo vedo benissimo, tu invece non sei dello stesso avviso? Sì, no, lui è convinto, così come i suoi agenti sono convinti, che lui sia una mezzala. Io da mezzala non gli riconosco questa continuità nella doppia fase che ci vuole, onestamente. Per cui a me piace, perché l'anno scorso, quando ha giocato con noi in quella posizione, piace molto nella posizione di tre quarti, dove ha giocato un pochettino ieri, anche se poi ieri era una posizione un po' particolare, non aveva i riferimenti davanti, quindi non è stato facile. Ma in quella posizione lì lui ha poi capacità anche interdittiva, quando prende palla all'altezza di 30 metri ha sia l'assist che la conclusione a rete, e quindi io in quella posizione lì lo vedo molto poi, anche perché poi è più vicino anche all'area avversaria, insomma. E comunque, se sai a che ora apre la finestra Tunio, fammelo sapere. No, e comunque se va a raccogliere, capito? Purtroppo sono bisogno. Purtroppo sono soldi virtuali e non sono soldi concreti. Il nostro venale per e comunque già che ci ha spiegato questo, ti chiedo, secondo te può esplodere da qui alla fine? Tutte queste domande potevo ricordare di farle perché prima, adesso no, mi è venuto in mente, abbiamo perché adesso mi è venuto in mente con maestro, che è stato un suo giocatore anche tu, secondo te può sbocciare? Dipende solo, fino adesso lui ha tradito le attese, ma soprattutto le ha tradite nei confronti di se stesso, ed è un peccato. Però ha ancora 23 anni e quindi non sai mai quando può essere il momento in cui lui capirà tutto, annoderà tutto il suo sistema ed esploderà. Io sono convinto che lui prima o poi questa cosa qui gli capiterà, e chi lo avrà avuto dice: cazzo, l'avevo visto, però non, con me non ha fatto. Però è un giocatore che ha delle qualità che nel momento in cui le deciderà di esprimerle si ritroverà ad essere un giocatore importante. Grazie per aver nobilitato davvero questo spazio, Fabio. Non è piaggeria, perché sei stato come sempre molto bravo e ci hai aiutato a capire tante cose. Grazie a Pierpaolo Marchetti, a Giancarlo Febbo, a Giovanni Donati. Ricordo, venerdì ore 20:45, stadio Romeo Neri di Rimini, di fronte Rimini e Pescara. Avevamo preparato anche un paio di precedenti, ve li faremo vedere nel corso dei TG sportivi. Grazie ad Alberto. Non c'era il gol di Cesati. Cesati, no, 76-77, no, non ce l'abbiamo. Squalo di Cernè. Doppietta di Cesati, l'anno di Cadè. Poi insomma il Pescara centrò la prima storica promozione in Serie A. Grazie Alberto Capo alla telecamera, al nostro Dino D'Angelo in regia. Ancora una buona serata. I'm just one of the